Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Il 23 di ottobre, insieme su Instagram, abbiamo deciso di fare una raccolta fondi per il canile e gattile di Verona. Insieme abbiamo anche deciso l'obiettivo della raccolta fondi con un finale di 300 euro. La raccolta fondi è iniziata il 23 di ottobre ed è terminata il 23 di novembre. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo, però abbiamo comunque raggiunto un buon risultato, quello di 200 euro. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi perché se non fosse stato per voi non sarei riuscita a fare questo bellissimo regalo ai nostri amici pelosi un pochino meno fortunati. Ovviamente adesso non andrò a fare acquisti completamente a caso, ma ho già sentito il canile e gli ho chiesto di cosa hanno bisogno: coperte in pile, ciotole in alluminio, crocchette per gatti gastrointestinal, crocchette per cani anziani e mousse varie sia per gatti che per cani. Tutto questo, come abbiamo già detto, con un budget di 200 euro. Bando alle ciance, è ora di partire. Pronti? Andiamo! È arrivato il momento di fare gli acquisti per la raccolta fondi. Qua con me c'è Leo. Ciao! Soldini presi e si parte. Prima tappa, andiamo a prendere ciotole e coperte. Per questi acquisti abbiamo scelto Teddy. Uno e due. È successo qualcosa nel mentre. Porca miseria, le coperte costano un po' troppo. Quindi per le coperte bisogna trovare un altro posto. Nel mentre abbiamo trovato le ciotole. Abbiamo trovato queste. Vengono 2 euro l'una per 19. Quanto 38. È? 38. Dai. Queste vengono 5 euro, ma proviamo a vedere se le troviamo da un'altra parte a meno, così ne riusciamo a prendere di più. Quindi per ora paghiamo le ciotole, che sono 19, e andiamo in altri negozi. Appena pagate, ovviamente speso 38, come avevo detto. Siamo venuti nel negozio a fianco, che è questo qui. Abbiamo preso questo bel carrellino, non è un carrello, cos'è? Un cestino! E abbiamo trovato subito queste copertine a 2 euro e 99. 11, 12, 13, 14 e 15. Pagate 15 coperte per un totale di 44,85. Ci rimangono 117,15 euro. Questi soldini li spenderemo qui da Arca Planet. Per i cani dobbiamo prendere il cibo per gli anziani e mousse varie. Invece per i gatti gastrointestinal e sempre mousse varie. Di umido per il cane ne prendiamo 11 di queste. Invece per il gatto prendiamo questo qua. 23 euro, sono 48 buste da 100 grammi. Non vi spiego perché abbiamo fatto 8.000 calcoli per riuscire a prendere tutto quello che ci serve. Leo che carica. Oh yeah. Dai. Yeah. Carica, carica. Abbiamo preso anche le crocchette per i gatti. Ci hanno specificato gastrointestinal, quindi abbiamo preso queste qua, che sono le uniche praticamente. Il sacco da 2 kg costa 35,99. L'unica cosa che ci rimane da comprare sono le crocchette per il cane. L'Empa di Verona ha precisato con crocchette per anziani, ma qui non ne hanno più, quindi adesso andiamo in un altro negozio. Di queste cosettine abbiamo speso 79,60 euro. Dopo un quarto d'ora di auto siamo arrivati al Grandaffi a prendere l'ultima cosa che ci manca, ovvero il sacco di crocchini per i cani. Ce lo siamo fatti mettere da parte dall'altro Arca Planet, infatti hanno chiamato e ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Ciao. Ma l'ho preso. Posto. Il sacco da 12,5 kg per i cani l'abbiamo pagato 27,95. Ci avanzavano dei soldini, quindi li abbiamo spesi in snack per i gatti. 4 sacchetti, 7,95 euro. Dei 200 euro che avevamo da spendere, ne sono rimasti 1,65 euro. Sembrava tipo una cosa da mezz'oretta. Alla fine quanto ci abbiamo messo? Tipo 2 ore? Un'oretta e mezzo, sì. Madonna. Siamo ritornati alla mia macchinina dove carichiamo il tutto. Carico fatto, avvenuto con successo. Mi sta abbandonando. Io me ne vado. Ringraziamo Leo per il suo aiuto. Ci vediamo alla prossima. Leo aveva un impegno e quindi è dovuto andare via. Io sono tornata a casa perché l'Empa apre pomeriggio. E adesso voglio fare un piccolo riepilogo di quello che abbiamo comprato e di quanto abbiamo speso. E poi con calma ci dirigiamo verso il canile gattile. 19 ciotole a 2 euro per un totale di 38 euro. 15 coperte a 2,99 euro l'una per un totale di 44,85 euro. Ad Arca Planet abbiamo preso 48 bustine da 100 grammi per i gatti per un totale di 22,99 euro. Sempre per i gatti gastrointestinali
lattina al 35,99€, 11 lattine di bocconcini per cani per un totale complessivo di 79,60€. Sempre dal Caplanet abbiamo preso un sacco da 12,5 kg di crocchini per i cani per un totale di 27,95€ e 4 pacchi di snack per gatti per un totale di 7,95€. 38 più 44,85 più 79,60 più 27,95 più 7,95 €198,35. Li ho appena chiamati per sicurezza, mi hanno detto che ci sono fino alle 17, quindi parto e vado a portargli il tutto. Sono appena arrivata, adesso vado a suonare. Macchina scaricata, mi hanno dato una mano perché c'erano veramente troppe cose. Ovviamente non ho fatto il video perché non mi sembrava il caso. Comunque sono super contenta del bellissimo regalo di Natale che abbiamo fatto ai nostri amici pelosi un po' meno fortunati. Vi ringrazio ancora tutti, ma soprattutto anche grazie della fiducia che mi avete dato, perché sinceramente non è una cosa da poco. Spero di riuscire ancora a fare una cosa simile, sarebbe veramente veramente bello, però per ora va bene così. Vi ringrazio ancora per l'ultimissima volta, poi basta, giuro. E ringraziamo anche Leo, che a quest'ora sarà con la sua muta da sub sotto l'acqua nel lago a montare il presepe di Bardolino. Leo, sappi che non ti invidio per niente. Grazie ancora a tutti e buone feste.